Buonasera amici di Nova News 24, nella casa del grande fratello VIP c'è stato un nuovo confronto. Stiamo parlando di una coppia che doveva nascere, poi non è nata, quella formata da Nikita Pelisson e Luca Onestini. Proprio i due sembrano aver avuto un nuovo confronto. Mi sono sentito tradito. Ammetti i tuoi errori, le parole ovviamente di Luca Onestini, furioso con Nikita. Sentire che ti ho illuso mi ha fatto schifo. Luca Onestini e Nikita sono stati mesi senza rivolgersi la parola, portando avanti una sorta di guerra fredda nella casa. Nelle ultime ore, però, i due concorrenti hanno riprovato ad avere un confronto faccia a faccia per chiarire i loro dissapori. Come riportato da molti blog su internet, Luca Onestini ha cercato di spiegarsi a Nikita: tu passi dal descrivermi come l'uomo perfetto a rivoltarti come una bestia contro di me, nel momento in cui io, conoscendoti, alla fine ti dico che dal punto di vista sentimentale non sei quello che cerco. Sentire che ti ho illuso quando sai benissimo che ho messo le cose in chiaro mi ha fatto schifo. Mi sono sentito assolutamente tradita. È inutile che neghi, ammetti i tuoi errori. Le parole di Luca Onestini sono dirette. Se c'è una persona incoerente, non sono io, tu forse sei l'unica che non mi ha mai capito. Parliamo tranquillamente, ti ascolto, io ho detto quello che penso. Il confronto ovviamente continua, il discorso di Luca Onestini ha provocato una reazione su Nikita, su ciò che non gli è piaciuto di lei. La modella però è passata subito al contrattacco. Come riportato, la Gelfina replica all'ex tronista: come ti ho detto, io semplicemente voglio andare oltre a tutto ciò. A me è dispiaciuto tantissimo, mi sono sentita fraintesa e non capita, mai messo davanti un'immagine di me che non è la mia. Quando mi hai detto che la maschera mi stava cadendo, ma siamo seri? A questo punto Luca Onestini conclude il discorso mantenendo salda la sua posizione: sono sempre più consapevole verso una direzione sempre di più. È vero che io ti ho illusa, o ti ho sempre detto che ti vedevo come un'amica? E poi questa porta aperta era dettata da un vero sentimento di affetto che stavo provando, oppure ti ho detto in futuro non si sa mai? E proprio i due concorrenti non sono mai però riusciti a trovare nemmeno un punto d'incontro, nemmeno in questa discussione. E sembra quindi che la guerra ha l'intenzione di proseguire anche nei prossimi giorni. Amici di Nova News 24, questo è quello che succede al Grande Fratello VIP. Se avete visto la diretta, diteci la vostra. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.